into your driveway, it's a Saturday night. You look like a million bucks wearing that dress I like. You're smiling, but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax. All your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. Do you know how much I love you, wanna see? Allora, oggi per pranzo andrò a preparare questi cuori ripieni, praticamente sono tipo ravioli, e sono ripieni di pomodoro e mozzarella di bufala. Li ho trovati alla Lidl e devo dire che c'era una vasta gamma di prodotti fatti a cuore, bellissimi. E guardate, ho preso anche questi, i macarons, fatti così. E niente, adesso andrò a cucinare questi per pranzo. Tra l'altro, se volete poi vedere tutti i vari prodotti, Jessica sta preparando un bel video perché li ha ripresi tutti quanti e oggi tra l'altro andrà a comprare qualcos'altro. Secondo me devono essere anche molto buoni. Ok ragazzi, adesso vado a cucinarli così poi vi saprò dire se sono buoni o meno. Allora ragazze, si sono cotti davvero in pochi minuti, adesso andrò ad assaggiarli così vi saprò dire se effettivamente sono buoni. Guardate il loro interno. Allora, a me personalmente piacciono, è l'unica differenza che trovo, ovviamente penso che sia il sapore del pomodoro, però tutto sommato sono davvero buoni. Ora andrò a mettere giusto un po' di parmigiano, così per gustarli un pochino di più, ma devo dire che sono veramente buoni. Allora, io sto continuando a mangiare perché devo dire che mi piacciono veramente tanto, e ottimi anche con il parmigiano, sono buonissimi, provateli perché ne vale la pena. Amiche, buongiorno e ben ritrovate in un nuovo video. Sicuramente avrete capito che oggi è domenica, però ragazzi, questa mattina non sono riuscita a farvi il saluto iniziale perché mi sono svegliata tardissimo, veramente tardi, e siamo poi usciti di casa velocemente, erano più delle 10 e quindi non sono riuscita proprio a registrare nulla. Ora mi siedo un attimo perché capite che è oramai una certa età, però vabbè. Allora, niente, dicevo appunto che sono rimasta addormentata questa mattina perché ieri sera ho fatto le ore piccole. E praticamente ho iniziato una nuova serie, bellissima ragazzi, veramente bellissima. Mi sembra che si intitola La ragazza di neve, me l'ha consigliata Desiree. E quindi io e Jessica abbiamo iniziato a vedere questa serie che veramente mi ha appassionata. E quindi, a parte che Jessica poverina si è addormentata, però eravamo nel suo letto, per cui poi io ho continuato a vedere tutte le altre puntate. E figuratevi che sono andata a dormire che erano le 2:20 e alla fine ho detto ok, basta, continuerò domani. E quindi stamattina ovviamente dormivo veramente bene. E poi niente, ci siamo svegliati e ovviamente siamo andati poi a fare colazione fuori e non ho fatto nulla di che, perché guardate, avrei voluto andare un po' via in montagna perché ieri c'è stata una giornata veramente da sogno. Faceva talmente caldo che ho spento i termosifoni. Figuratevi che ho lavato le lenzuola e sapete che io qua non ho il posto per stendere e le ho stese nel salottino, piegate più volte su se stesse, e ieri sera erano asciutte. Figuratevi il caldo che fa qui dentro. E quindi niente, poi alla fine mio marito mi ha detto guarda che ho sentito che le temperature cambieranno improvvisamente, e infatti questa mattina si è sentito il brusco cambiamento perché sono scese notevolmente le temperature. E quindi niente, dovremo rimandare le nostre uscite domenicali, ovviamente quando farà più caldo.
Quindi non ho fatto assolutamente nulla di eccezionale, siamo usciti, siamo appunto andati a fare colazione, poi siamo passati dal terreno, ma non è stato fatto nulla finora perché devono comunque arrivare i materiali e poi sono andata a fare una piccola spesa, niente di che. Dopodiché sono tornata a casa perché i ragazzi sono venuti a pranzo qui, per cui sono tornata per cucinare. E quindi niente ragazzi, oggi è una domenica un po' così particolare, sono quelle domeniche che uno è costretto a stare in casa, noiose, proprio noiose, perché io in casa veramente patisco, non mi piace molto stare in casa, per cui essere costretti a stare fra quattro mura per me è la cosa peggiore. Comunque niente ragazzi, adesso sto aspettando che la torta, ho preparato una torta perché Jessica mi ha detto mamma fammi la torta al cioccolato, io gliel'ho fatta ma ho sbagliato torta perché le ho fatto la torta tenerina e quindi lei invece voleva quella che ho fatto comunque della Lindor col cioccolato un po' più cremoso. Vabbè mi sono sbagliata ragazze, infatti poverina ci è rimasta un po' male ma va bene, gliela preparo poi per domenica prossima. Infatti adesso sta cucinando, però questa piace tantissimo a Omar, e infatti dopo gliela porterò perché l'ultima volta che l'ho fatta lui era in trasferta e si è arrabbiato perché mi ha detto l'hai fatto apposta, sai che a me piace e ha aspettato che andassi in trasferta, quindi metà torta la porterò a lui. Allora ragazze, non ci sono grandi novità, se non che quando siamo andati questa mattina sul terreno, mi è venuta un'idea un po' così particolare. Infatti mio marito mi ha detto è meglio che tu non vieni più la domenica con me, vado da solo a vedere come proseguono i lavori. Allora, se sentite parlare è Jessica, Jessica che sta registrando un video. Allora, lo dico per tutte coloro che mi dicono sempre ma Jessica non si fa vedere, non registra più video, sta registrando un video ragazze, cosa molto rara e quindi sappiate che molto presto uscirà un suo video. E quindi, appunto, ritornando al discorso, questa mattina sono stata sul terreno, ragazze, e mi è venuta un'idea. Praticamente, allora adesso vi spiego così brevemente, la casa, sapete che la parte del bow window, praticamente dove abitiamo noi, rimane nella parte interna che dà sul bosco. Mentre l'appartamento di mia mamma rimane esternamente, è quello che si vede dalla strada e si vede un po' di più perché comunque c'è tanto terreno prima di arrivare alla casa, comunque dà sulla strada. E siccome questa parte rimane praticamente, non c'è nulla di particolare, mi è venuto appunto in mente di fare, adesso scusate ma qui le ambulanze come sempre. Sapete che qui purtroppo c'è questo passaggio di ambulanze che ai primi tempi veramente mi mettevano sempre un'angoscia, ormai mi sono abituata. Comunque, dicevo appunto che praticamente dalla parte dove abitano i miei genitori mi piacerebbe fare una bella veranda, ma ampia, in modo da poter mettere un bel tavolo così quando saremo tutti insieme, non so, magari la domenica, insomma, qualsiasi altro giorno. Potremmo stare tutti insieme, ecco, perché magari mia mamma la casa è piccolina, poi adesso mi ha già detto, ah, io non cucino più perché non sporco la cucina e quindi appunto mi è venuta in mente questa cosa di fare questa veranda in modo da poter utilizzare una parte sia come cucina, magari anche quando siamo all'aperto d'estate, poter appunto utilizzare la cucina. Oppure se piove o d'inverno utilizzare comunque la parte poi interna. È una cosa che mi è sempre piaciuta e quindi ho pensato di realizzare una cosa così. Adesso vi metto le foto ovviamente e ci sto pensando. Adesso mio marito mi dice sempre, ma tu ti fai venire mille idee, però io gli ho detto chiaramente che magari prima della piscina sarebbe meglio fare questa veranda, così potremmo usufruirne tutti quanti. Però lui non è tanto d'accordo, ma adesso vedremo. Anche se poi mi ha detto che non è male come idea, io ho visto che si stava già informando. Comunque, è solo un'idea, ma vedremo.
Niente ragazze, oggi non farò niente di particolare, anzi adesso preparo la torta, la metto qui sulla alzatina, questa alzatina qui che ho preso da, non mi ricordo, mi sembra H&M Home, sì, mi sembra che l'ho presa lì ed è veramente bella, guardate, è in marmo sopra e poi sotto è dorata, ma probabilmente ve l'avevo già fatta vedere, quindi adesso taglierò la torta e la metterò qui. Poi ragazzi, sapete che c'è? Allora, abbiamo già parlato con il proprietario di questo appartamento che sa già che noi per giugno, massimo luglio, andremo via. Per cui ragazzi, non voglio assolutamente fare la fine di 2 anni fa quando ho traslocato dalla vecchia casa e non voglio arrivare proprio nell'ultimo periodo e sovraccaricarmi di quell'immenso lavoro che comunque ho fatto in passato e quindi piano piano sto già preparando tutto quanto adesso, senza fretta, con calma, sto eliminando quello che ovviamente non porterò, le cose più essenziali, quelle belle, le porterò via, le altre assolutamente no. E lo sto già facendo adesso perché l'altra volta, quando abbiamo traslocato, mamma mia ragazze, guardate, ne ho riportato le conseguenze perché mi è successa una cosa che non vi ho mai detto, ma praticamente dallo sforzo che ho fatto mi si è rotto un capillare qua dietro il collo e praticamente mi ha spiegato la dottoressa che si è formata una sacca. Di acqua, adesso lei mi ha detto tutto, e comunque questa sacca adesso ce l'ho praticamente qui dietro il collo e non vi dico il fastidio più che altro, neanche tanto il male, ma inizia a farmi male. E quindi sono andata dal medico a farmi vedere, mi ha detto ovviamente che non è assolutamente niente di grave, anzi ha detto proprio è una cavolata. Però comunque dovrei toglierla. Sapete che io purtroppo tendo ad avere questi capillari così fragili e quando faccio uno sforzo, come era successo per il braccio, o anche durante un tamponamento, guardate, veramente mi è successa una cosa tremenda e quindi tendo ad avere queste ogni volta che faccio uno sforzo e succede qualcosa di irreparabile. Quindi non voglio assolutamente che succeda un'altra cosa del genere, anche, oddio, qua non è che devo portare via chissà che. Però comunque voglio fare con calma, infatti ho iniziato. E quindi ragazzi, non voglio che si ripeti mai più una cosa del genere. Allora, adesso taglio la torta e poi niente ragazzi, oggi non farò niente di particolare se non magari andare avanti nel mio decluttering perché ci tengo a farlo, voglio eliminare, sto eliminando, mamma mia, tantissime cose. Non avevo portato un granché qua, eppure in 2 anni ho di nuovo accumulato tantissime cose. Adesso veramente è un periodo che non compro assolutamente più niente, sono mesi e ne sono contenta. Tanto comunque queste pentole che ho qui andranno, magari le lascio anche qui perché qua non ce n'erano pentole, e anche perché nella nuova cucina sicuramente non andranno bene perché avrò il piano a induzione. Magari le ultime che ho comprato, quelle di Casanova, sì. Ma tanto comunque prenderò giusto 3 o 4 pentole, niente di più. E quindi ho deciso di fare questa cosa. Quindi adesso niente, taglierò la torta, poi magari mi faccio un buon caffè, perché non so, in questo periodo sto di nuovo esagerando, però sento veramente la voglia di questo caffè durante il giorno, ma alla fine ne bevo non più di 4. E poi comunque non è caffè puro, è quello macchiato, per cui dai. E si può fare. E niente, ragazzi, adesso taglio la torta, dopodiché mi faccio un bel caffè e poi vado avanti a sistemarmi un po' di cosine. E quindi niente, adesso per prima cosa vado a vedere se la torta è pronta. Allora, ragazzi, la torta è pronta. Adesso spero che mi vediate bene perché non lo so se rientra la mia testa nell'inquadratura, spero di sì. Comunque, dicevo appunto, non vi do comunque la ricetta della torta perché ve l'ho già data, magari poi in info box vi scrivo il titolo del video dove potete trovarla. Allora, ho recuperato un piatto comunque perché voglio andarlo a mettere sull'alzatina, perché altrimenti se metto la torta direttamente sull'alzatina si macchia, per
perché assorbe tantissimo questo tipo di marmo, non lo so, si macchia e poi prima che viene via ci vuole davvero tanto tempo. Quindi adesso andrò a tagliare a cubetti la torta, dopodiché la metto sul piatto. Poi metterò una bella spolverata di zucchero vero e poi niente, è pronta. Se riesco la porterò anche a Omar perché so che a lui piace tanto. Allora, non so, impazziscono tutti per questa torta. A me sinceramente non piace tanto, mi piace più l'altra, quella che rimane cremosa della Lindor, sapete, quella è buonissima. Adesso domenica prossima gliela rifaccio a Jessica. Come ad esempio mi piace anche tantissimo il, adesso non mi viene in mente come si chiama, comunque vabbè, qualsiasi cosa col cioccolato a me piace, tranne questa, non lo so, non mi fa impazzire questa torta, vi dico la verità. Ok. La taglio così perché comunque tagliandola a fettine rimane davvero molto friabile e quindi devo dire che si è cotta benissimo, per fortuna. Devo dire che questo forno che c'è in questa casa è fenomenale, guardate, si è cotta proprio bene bene, perché funziona benissimo, veramente bene. Quello che avevo io nell'altra casa invece cucinava in fretta e bruciava praticamente tutto. E quindi poi magari all'interno era anche cruda, il più delle volte, qualsiasi cosa cucinavo dentro faceva fatica, poi magari all'esterno si bruciava. E quindi invece questo forno, che non è neanche di marca, funziona che è una meraviglia. Comunque niente, adesso sistemo la torta e poi mi preparo un buon caffè. Pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like a million bucks wearing that dress. Ok, mi procuro lo zucchero al velo. Ok, adesso metto una bella spolverata di zucchero al velo e poi è pronta. Devo dire che è buona, l'ho assaggiata, non è per niente male. La mia pausa caffè e dolcetto, che vi assicuro che non so, oggi l'ho sentita particolarmente buona, perciò ne ho approfittato, va bene. E quindi niente ragazzi, adesso ho ancora un bel po' di tempo libero, per cui continuo il mio lavoro, ne farò un po' al giorno. Ho deciso di fare almeno un paio d'ore al giorno di questo decluttering, che comunque non sarà pesante, noioso, e farò poco per volta, però voglio farlo perché è importante. Ma poi sapete cos'è? Che quando inizio a eliminare un bel po' di cose, che magari guardate, ho dei cassetti che veramente sono strapieni di cose che ho portato qui e non ho utilizzato, continuo a non utilizzare perché comunque alcune sono completamente nuove e ho pensato poi di utilizzarle in casa nuova, non so perché, e quindi adesso li metterò via, mentre tutto il resto via, sarà eliminato. Quindi adesso inizio perché oggi non ho fatto praticamente nulla. Tanto mi sa che questa sera prenderemo da sport perché è domenica e ovviamente è il giorno libero di Jessica e ne approfittiamo un po' tutti e la prima sono io. Va bene ragazze, allora adesso magari vi faccio vedere anche il prima e il dopo di cosa riuscirò a combinare, vedremo. Allora, guardate che meraviglioso disordine, non si capisce più niente qui dentro, anche perché sono andata a mettere tutto quanto in un unico cassetto perché qua non c'è spazio. Tra l'altro, questi li ho portati qui, però comunque non li ho utilizzati mai, infatti sono proprio nuovi, sia questo che l'apriscatole, questa. Vedete, sono anche, tra l'altro sono bellissimi, ma sono proprio tutti nuovi. Questo si è anche rovinato perché ovviamente è tutto ammassato. Adesso andrò a togliere tutto quanto e niente, cercherò di togliere e di lasciare proprio il minimo indispensabile, perché tanto non li ho mai neanche utilizzati qui in questa casa. Quindi adesso vado a impacchettare tutto quanto e a togliere
togliere praticamente tutto, lascerò il minimo indispensabile. Amiche mie, allora adesso mi vedrete illuminata d'immenso perché sono sotto la luce praticamente. Ci sono due lampadine qua e una là, ma per quanto riguarda tutto il resto della stanza è completamente buia. Infatti ho registrato dalla parte opposta, ma ho dovuto cambiare perché comunque non si vedeva assolutamente niente, anche perché adesso si sta facendo buio, per cui niente da fare. Niente ragazze, io ne approfitto, voglio salutarvi adesso perché intanto sta per arrivare la nostra cena e poi magari tra una cosa e l'altra ci mettiamo a cenare, ci guardiamo il film. Non vorrei che poi mi dimentico di salutarvi, per carità. Tra l'altro voglio salutare la signora Chiara Di Franco che mi ha chiesto di salutarla
però magari lei si aspettava che la salutassi nel video precedente a questo, ma ragazze, io magari quando voi mi scrivete sono già avanti di un video in più, per cui dovete un attimino aspettare. Comunque, quando io leggo i vostri commenti, vedete che vi saluto poi assolutamente, perché però datemi il tempo, perché non è mai quello successivo, ricordate, vero? È sempre quello dopo. E comunque niente ragazze, io vi ringrazio tanto per tutti i bellissimi commenti. Guardate, mi sono accorta che nella nostra community ci sono ragazze e signore, anche di una certa età, comunque sempre tutte garbate, gentili, che mi danno i loro consigli. Comunque veramente, ma poi soprattutto anche delle ragazze, no? Che comunque ogni tanto incontro qualcuno per la strada che mi dice ciao Katia, mi riconosce ovviamente, e mi dice che lei guarda i video, i miei video con la mamma, e non potete immaginare il piacere che mi fa. Comunque, vabbè, tutt'al più imparate a fare le torte. Comunque ragazze, niente, io vi mando un enorme bacione. E ci vediamo molto presto con un nuovo video, perché ho anche qualche collaborazione da fare. Adesso poi magari qualcuno si arrabbierà, ma io la farò lo stesso. E comunque però facendo queste collaborazioni praticamente sono in obbligo poi di mettere i video. E quindi mi do più da fare. Anche per quello accetto le collaborazioni, anche se vi dico la verità, ne ho tantissime, ma proprio tante. E finora ne ho accettate soltanto due, perché io so i tempi e non posso strafare, anche perché poi non riuscirei a farle, per cui mi dispiacerebbe più che altro per le aziende. Niente ragazze, un mega bacione, ciao a tutte e buona serata.